Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare del marchio EZ-Vize, un marchio che io adoro tantissimo, di cui ho portato tantissimi prodotti qua sul canale, perché secondo me riesce a produrre dei dispositivi smart davvero interessanti. E il prodotto di cui parleremo oggi del marchio EZ-Vize è lui, lo Smart Home Video Door Phone, un video citofono smart che veramente mi ha impressionato. Lui è andato a sostituire il mio vecchio video citofono, cioè questo della Urmet, un video citofono che ha compiuto più di 20 anni e adesso è arrivato il momento di sostituirlo, e non potevo che sostituirlo con un video citofono smart, anche se lui tuttora è funzionante, però diciamo che i suoi anni di vita gli ha dati ed è arrivato il momento appunto di sostituirlo con qualcosa di un po' più moderno e tecnologico. Ma prima di andarlo a vedere in funzione, di vedere tutte le sue caratteristiche, andiamo a vedere cosa troviamo nella confezione quando vi arriva a casa l'EZ-Vize CP7 video citofono smart. Troviamo un piccolo manuale di istruzioni, poi troviamo subito la parte con la videocamera, quella che va montata all'esterno. Dopodiché troviamo il display touch da 7 pollici, quello che andremo ad allestire nella nostra abitazione. Dopodiché abbiamo un alimentatore da 24 volt, abbiamo dei sacchetti con tutti i fischer necessari per il fissaggio, troviamo un'etichetta adesiva, dopodiché un sacchetto pieno di accessori, dove abbiamo veramente di tutto per fare l'installazione. Abbiamo dei cavi, abbiamo il cavo per alimentarlo nel caso avessimo già un alimentatore che alimenta il nostro precedente video citofono, abbiamo un cacciavite che può essere a croce o a taglio, dopodiché abbiamo tre beige o chiavi elettroniche per aprire la serratura del nostro cancelletto che dovremo programmare. Dopodiché troviamo dei morsetti nel caso non dovessimo giuntare i fili, ed infine troviamo la piastra per fissare il display sulla parete della nostra abitazione, e per fare i fori precisi abbiamo all'interno della confezione delle dime. Ed ecco qua EZ-Vize CP7 video citofono smart, come vi ho detto, con delle caratteristiche veramente interessanti. Allora, lo vedete montato in questo pannello perché ho preferito registrare questo video e farvelo vedere in azione appunto in questa situazione, dove vedete tutte le funzioni, dove posso farvi vedere tutto quello che fa in maniera molto più semplice, perché se ve lo facessi vedere installato appunto all'interno della mia abitazione diventerebbe molto complicato andare a suonare il cancelletto, andare dentro in casa a farvi vedere appunto quello che sta vedendo, ma io dovrei entrare per registrare il video, perché comunque sono da solo e diventa molto complicato, mentre averlo installato qua mi permette di spiegarvi meglio e di farvi vedere meglio appunto tutte le sue funzioni. Allora, le sue caratteristiche principali cosa sono? Innanzitutto un display da 7 pollici touch, che è quello che va all'interno della nostra abitazione, e poi abbiamo invece la parte esterna, quella che va montata appunto dove abbiamo il cancelletto, con una videocamera in 2K con un campo visivo da 162 gradi, quindi veramente riesce ad inquadrare praticamente di tutto. E poi ovviamente abbiamo anche una visione notturna, ovviamente quella sarà in bianco e nero data dagli infrarossi, mentre di giorno vedremo a colori. Un'altra funzione che ha, che la telecamera diventa anche una videocamera di sorveglianza, cioè ci invierà delle notifiche se volessimo averle all'interno del nostro smartphone, quando rileverà un movimento, anche se nessuno suona il campanello. Allora, cos'ha realmente in più questo CP7 di EZ-Vize rispetto ad altri video citofoni? La parte smart, di cui parleremo tra poco. Per quanto riguarda l'installazione e il collegamento è davvero molto molto semplice, basta prendere il cavo a due fili che abbiamo già magari all'interno della nostra abitazione quando togliamo il vecchio video citofono, o se non abbiamo quel tipologia di cavo dovremo tirare un cavo appunto a due fili e andare a collegare il cavo nella morsettiera della parte esterna del video citofono, quindi quella che metteremo dove c'è il cancelletto, quindi fissiamo i due cavi seguendo il simbolo che abbiamo sulla morsettiera, mentre l'altra estremità del cavo, quella che ci arriva in casa, andremo appunto sempre a utilizzare questi due cavi e li fisseremo alla morsettiera. L'importante è stare attenti a collegare il colore del cavo giusto sia all'interno che all'esterno
all'esterno, nel senso che se mettiamo il cavo blu sul più, anche all'interno il cavo blu andrà sul più. Se il cavo bianco sarà sul meno, anche all'interno dovrà essere sul meno, o viceversa. L'importante è che siano nella stessa posizione interno-esterno. Dopodiché basta collegare l'alimentazione. Come abbiamo visto, abbiamo in dotazione sia un alimentatore che già andrà ad alimentare il nostro videocitofono, quindi la parte interna, quella dove abbiamo il display, che poi manderà la corrente tramite il cavo che abbiamo appena installato a quello che è la parte esterna. Sì, perché da quel cavo passano sia le immagini, il suono che l'alimentazione. Quindi una volta alimentato tramite l'alimentatore o utilizzando lo spinotto che abbiamo in dotazione, come abbiamo visto nell'unboxing, che ci permette di non utilizzare l'alimentatore ma di utilizzare l'alimentazione che abbiamo già magari dove abbiamo il nostro vecchio videocitofono. L'importante è che l'alimentazione che arriva a lui, quindi al quello che è il monitor touch, che poi è il cervello di tutto il sistema, sia a 24 volte. Utilizziamo il suo alimentatore che è già appunto a 24 volte, e essendo un videocitofono deve comunque fare una funzione importante, aprire il cancelletto. Infatti lui è in grado di aprire il cancelletto, ed è per questo che ho montato qua una serratura elettrica che andrà a simulare quello che è il cancelletto, appunto per farvi vedere come funziona. E poi è possibile utilizzare anche per andare ad aprire quello che è il cancellone elettrico, quindi il cancello dove entriamo con le nostre auto, ma questo è un di più. Io per esempio per questa funzione non lo utilizzo, ma lo utilizzo per aprire il cancelletto. E per far funzionare la serratura che andremo ad utilizzare per il cancelletto è davvero molto semplice. Basta andare a collegare i due fili più e meno della serratura alla morsettiera che abbiamo sempre dietro la parte esterna del nostro videocitofono, come state vedendo adesso nel video, come ho fatto io, e a quel punto la serratura già funzionerà, perché verrà alimentata tramite quello che è appunto questa parte del nostro videocitofono a cui arriva la corrente da lui. Quindi avete visto che l'installazione è davvero molto molto semplice. Una volta fatto questo, siamo già pronti ad utilizzare il nostro videocitofono. Quindi, come vedete, qua abbiamo il LED che illumina il campanello. A questo punto, se io vado a cliccare il campanello, vedete che il display si accende, suona, e io qua ho il simbolo della cornetta per andare a rispondere. Adesso non vado a rispondere perché altrimenti l'audio crea un casino incredibile, perché c'è la mia voce che è qua, la voce che uscirebbe da qua, quindi diventerebbe veramente un casino allucinante, perché poi questa entra da qua e questa esce da qua e diventa una cosa inascoltabile. Però vi posso dire che funziona da Dio. Ok, questo è quello che succede quando qualcuno ci suona al citofono. Però ovviamente una cosa di cui abbiamo la necessità è aprire il cancelletto. Allora, se uno ci suona, ok, adesso io non vado a rispondere per il discorso di prima, qua abbiamo il simbolo della chiave, mentre qua abbiamo il simbolo di un cancello. Il cancello, come abbiamo detto, è cancellone quello dove entriamo con le auto, che in questo caso a me non interessa avere, però quello con la chiave sì. Quindi se io vado a cliccare il simbolo con la chiave, vado a ricliccare, e fino a qua tutto ok, abbiamo le funzioni praticamente base che abbiamo bisogno nell'avere un videocitofono. Però una parte interessante di questo videocitofono, appunto come abbiamo detto, è tutta la parte smart. Allora, innanzitutto le funzioni base che abbiamo sul display. Andando a tirare in giù, abbiamo la possibilità di alzare e abbassare il volume, in questo caso lo abbasso tutto. Poi andando a fare un tap sul display ci fa vedere il segnale della rete wifi, abbiamo l'ora e la data. Possiamo andare a far partire una registrazione, sì, perché questo display qua sul fianco ha la possibilità di avere inserita dentro di sé una micro SD fino a 512 GB, quindi veramente tanto spazio di archiviazione. Non siamo obbligati ad inserirlo, ma se volessimo possiamo utilizzare appunto questo videocitofono come una videocamera di sorveglianza, quindi avere delle registrazioni sui movimenti che rileva la videocamera quando qualcuno anche non suona il campanello. Infatti, come vedete, continua a arrivarmi la notifica di un rilevamento di movimento, perché lei rileva i miei movimenti. Poi da questa parte abbiamo il simbolo dell'ingranaggio. Se io ci clicco sopra, ecco che abbiamo tutto il menu delle impostazioni. Abbiamo monitoraggio intelligente, dove possiamo andare a configurare appunto la videocamera di sorveglianza con tutte le impostazioni, la sensibilità del sensore di movimento, tutte le classiche cose che abbiamo in una videocamera di sorveglianza. Dopodiché abbiamo schermo e immagine, possiamo andare a regolare la luminosità, il blocco automatico, la modalità giorno e notte, la temporizzazione dell'apertura del cancello. Dopodiché abbiamo, tornando indietro,
suonerie e audio, quindi qua possiamo andare, vedete, suonerie e campanello, se attivarla o meno, abbiamo suonerie e schermo che possiamo andare a attivare o disattivare, il tipo di suonerie, abbiamo più tipi di suonerie, infatti ne abbiamo, vedete, questa è diversa dalla prima che abbiamo ascoltato che era questa, ok? Poi ce ne sono altre, quindi abbiamo più possibilità di scelta. Questa è un'altra, adesso torniamo alla prima che è molto più campanello, ok? Dopodiché torniamo indietro, abbiamo il volume che possiamo regolare tirando giù il menu a tendina del volume col dito verso il basso o anche da qua dargli delle impostazioni di volume di default in cui lui si imposterà in automatico quel livello di volume. Dopodiché torniamo indietro e abbiamo rete e orario, quindi qua potremo andare a configurare la rete wifi che non siamo obbligati ad avere perché lui è sì smart, quindi per la parte smart, quella con lo smartphone ha bisogno della rete wifi, ma non è obbligatorio averla perché potremo utilizzare tutto quello che state vedendo adesso senza aver bisogno dello smartphone. Quindi quello che è la parte smart con lo smartphone è un di più, è un plus che vedremo tra poco, ma non è obbligatorio averlo, che tutto questo funziona senza aver bisogno comunque di una rete wifi perché è tutto cablato. Allora, qua regoliamo la rete wifi e tutte le varie cose riguardanti appunto il discorso wifi. Poi abbiamo capacità e archiviazione, adesso vedete non è inserita nessuna micro SD, nel caso qua vedremo quanta micro SD abbiamo occupato, poi potremo formattarla e tutte queste cose riguardanti la micro SD che andremo ad inserire se volessimo inserirla all'interno del nostro display touch. Dopodiché abbiamo informazioni sul firmware, sì, perché qua potremmo selezionare la lingua e poi potremmo selezionare se aggiornare o meno il nostro display quando ci sarà un aggiornamento firmware. Ovviamente io vi consiglio sempre di farlo, per fare questo lui deve essere collegato a una rete wifi se vogliamo aggiornare il firmware, altrimenti è impossibile ovviamente aggiornare il firmware se lui non si connette a una rete wifi. E questo è tutto quello che abbiamo nel menu delle impostazioni di questo CP7 e Zvizz. Lui è uno schermo con una luminosità molto alta, quindi è davvero piacevole da vedere. Adesso come vi ho detto non fa testo se non lo vedete magari in maniera impeccabile, perché comunque ho tutti i faretti che puntano verso di me per un discorso di registrazione del video che state guardando, e sicuramente questa piccola telecamera non è sicuramente messa in maniera ottimale girata verso i faretti. Allora, questo è tutto quello che riguarda il nostro video citofono, ma adesso andiamo a guardare tutto quello che riguarda la parte smart. Allora, innanzitutto dovremo associare il nostro dispositivo CP7 e Zvizz all'applicazione e Zvizz, quella che gestisce tutti i dispositivi e Zvizz, quelli che sono i dispositivi di domotica, quelli che sono i dispositivi di videosorveglianza, quelli che sono i dispositivi di allarme. Quindi con pochi passaggi andremo a scannerizzare il QR code che ci verrà proposto sul display del nostro video citofono. Una volta scannerizzato tramite l'app andremo ad associare in maniera super semplice, come state vedendo, il nostro dispositivo. Veramente in pochi passaggi abbiamo configurato il nostro dispositivo e Zvizz a quello che è l'applicazione e Zvizz. Una volta fatto questo, ragazzi, cosa abbiamo di vantaggio? Abbiamo che tutto quello che succede nella nostra abitazione l'avremo anche all'interno del nostro smartphone. Quindi quando qualcuno andrà a suonare al campanello della nostra abitazione, noi potremo rispondere da ovunque noi saremmo nel mondo. Sì, perché ovviamente il nostro telefono sarà sempre connesso alla rete internet, il nostro CP7 sarà connesso alla rete wifi domestica, quindi avremo la possibilità di accedere a lui tramite lo smartphone in qualsiasi posto noi dovessimo essere. Infatti se io adesso vado a cliccare il campanello, ecco, infatti vedete che arriva la chiamata tramite l'applicazione Zvizz. Se io vado a cliccare il tastino blu, ok, partirà la live che state vedendo qua. Adesso c'è l'allarme, ecco, vedete che è arrivata la live che state vedendo qua. Adesso c'è tutto l'audio che si sta mischiando. Comunque c'è l'audio che entra da qua e esce da lì, quindi vabbè, tutti questi fischi sono dovuti a questo, perché col telefono io non dovrei essere qua, dovrei essere da un'altra parte. Comunque sentite che l'audio esce dal videocitofono, perché comunque io posso comunicare col videocitofono. Ma la cosa interessante è che oltre a poter rispondere al videocitofono e vedere quello che succede, posso andare anche ad aprire il cancelletto, guardate.
Ovviamente c'è un pochino più di ritardo rispetto a quello che succede live. Adesso aspettate che attacco la telefonata, se no non si capisce più niente. C'è un attimo di ritardo ovviamente perché qua parliamo di qualcosa di wireless, non è come qua che abbiamo tutto via cavo, però un ritardo veramente veramente minimo ed è fantastico questa possibilità di rispondere al nostro videocitofono che è collegato cablato, ma se vogliamo possiamo avere appunto questa parte smart. Questa parte smart che diventa interessante anche per quanto riguarda la configurazione appunto che possiamo avere tramite l'applicazione. Come vedete sotto la voce campanelli ho due quadrati, il primo CP7 citofono che sarebbe la parte quella del display. Andando a cliccare sull'ingranaggio posso andare a modificare le impostazioni per quanto riguarda lui, quindi notifiche, messaggio, impostazioni audio che posso andare a modificare, diciamo che sono le impostazioni che posso andare a modificare tranquillamente dal display touch che abbiamo visto prima, ma le posso andare a modificare anche tramite lo smartphone. Mentre se vado a cliccare il rettangolo da parte CP7 citofono, caricherà la live di quello che sta inquadrando la videocamera, come se fosse una videocamera di sorveglianza, quindi potrò vedere la live. Ma se vado a cliccare in alto a destra, dove ho appunto il simbolo con l'esagono, potrò accedere a tutte le impostazioni riguardanti appunto la parte della videocamera. E in questa schermata potrò andare a configurare quello che è il sensore di rilevamento di movimento con le varie impostazioni. Poi uscendo da qua abbiamo notifiche e messaggio, quindi potrò andare a attivare e disattivare quelle notifiche che avete visto che mi arrivavano anche prima nello smartwatch, quindi potremo andare a disabilitarle o andare a mettere un intervallo più lungo. Adesso vedete c'è un minuto tra una notifica e l'altra, prima che arrivi un'altra notifica deve passare almeno un minuto. Poi abbiamo pianificazione notifiche, dove selezionando programmi personalizzato possiamo andare a configurare quando ricevere le notifiche, quindi con data, ora. Poi tornando indietro abbiamo ancora impostazioni sull'immagine, sull'audio, abbiamo impostazioni luci, che è quello che è l'indicatore qua sul campanello, e poi abbiamo gestione archivi, registrazione, dove potremmo accedere appunto per vedere cosa ha registrato la videocamera nel caso avessimo una SD inserita, quindi potremmo vedere tutto quello che lei ha registrato. E poi abbiamo gestione scheda. Cos'è gestione scheda? Gestione scheda è quella parte che ci permette di programmare loro. Questi piccoli beige di cui ne abbiamo all'interno della confezione 3, che una volta programmate, adesso come vedete io ne ho programmate due, ci permettono di aprire e chiudere il nostro cancelletto senza avere le chiavi del cancelletto. Quindi basterà andare ad appoggiare qua dove abbiamo il simbolo di una scheda, quello che è questa chiave elettronica, e dopo qualche attimo vedete che si apre il cancelletto. Anche questa l'ho programmata, è davvero molto semplice programmarle, come state vedendo nel video in cui le ho programmate. Guardate, basta appoggiare e dopo qualche attimo, guardate che figata incredibile. E queste ne abbiamo tre in dotazione all'interno della nostra confezione. Quindi ragazzi, questo è tutto quello che riguarda lui, il videocitofono smart CP7 di EZViz. Avete visto come installarlo, come fare i collegamenti, avete visto tutta la configurazione, avete visto la parte smart, e quindi da tutto questo potete intuire che prodotto incredibile che è. I materiali sono i materiali che utilizza EZViz e sono sempre materiali di qualità, quindi non sono materiali scadenti, sono materiali top. Anche tutta questa parte è in metallo, sia quello che è questa custodia che la parte questa, che è quella che viene via, adesso è tutta molle perché la vite è avvitata leggermente, perché ovviamente lui va montato in casa, non lo devo tenere qua, adesso qua è montato provvisorio, però questa parte che è quella che ovviamente si può rimuovere per fare l'installazione dei cavi e tutti questi passaggi, è tutta in metallo, compreso il tasto che fa suonare il campanello, quindi c'è poca plastica e tanto metallo, perché comunque questa parte deve stare all'esterno con freddo, sole, acqua, neve, umidità, cioè veramente deve resistere a tutto. Adesso è arrivato il momento di parlare di prezzo. Questo campanello è disponibile su Amazon, vi lascio qua sotto il link in descrizione. Allo stato attuale costa 285 euro, un prezzo veramente incredibile per un dispositivo di questo tipo. Infatti questo prezzo a volte è più alto, ma in questo momento costa 285 euro, e per un videocitofono di questa qualità, di questo marchio, con queste caratteristiche, secondo me è un prezzo davvero davvero
davvero competitivo, perché comunque ci dà veramente tante possibilità di utilizzo, soprattutto con il discorso smart. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato questa recensione e la prova del videocitofono CP7 di Tetabits vi è piaciuto, l'avete trovato utile e interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, le prime spoiler arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale. Ovviamente troverete il link di questo prodotto anche lì sul mio canale Telegram Offerte, oltre che qua sotto in descrizione. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.